Tutti ragazzi, siamo ritornati proprio adesso per fare una reaction alle più belle giocate nel calcio. Per chi non sa cosa intendo, le skill. Allora, dunque, andiamo su YouTube e cerchiamo. Creative skills in football. La pubblicità c'è sempre. Vabbè. Ah, bellissimo questo Messi contro l'Arsenal. Sì. Da questo non serve niente. Questo invece sì. Sì, questo è proprio anche bello. E chi l'ha fatto? Non lo... Io avrei scritto il nome. Non si capisce bene. Bello questo. Numero 9 l'ha fatto. Ah, questo è Menezza. Con Milan di tacco, non so il dribbling a Benzema che salta il portiere e segna. Poi ecco la mano, è questo. Quando ho visto questo gol ho detto what? E gira con il sinistro. E vabbè, tutte le skill così. Basta! Paglie sempre fa queste cose. Dai, ma... mettetelo per selezione! Ah, questo è verso già Ronaldo. Che in questo mondiale fece solo questo, se non sbaglio. Ma la data non me la ricordo. Questo numero 7 della Juve. Ah, Sanchez! No, allora è Udinese. Pelé che qui però sbaglia. Che nero. Ah, questo è Henry che fa un controllo incredibile. Ah, ok, allora stava per selezione. Ma si chiama bicicletta, questo non sombrero di tacco. Questa è una cosa, cioè... Nei videogiochi esce sombrero di tacco, dico. Uno, due, tre. Ah, questo Cafu, a Nedved. Cafu, Cafu, ancora lui. Sombrero di Neymar, sombrero di Neymar, ancora Neymar. Modric. Ah sì, questo contro il Barcellona. Che però, se non sbaglio, vinse il Barcellona. Se ne ho messi all'ultimo secondo. Pogba, Pogba fa cose molto strane. Fece un tunnel molto bello. Sì, con la Francia però. A Suarez. E chi se lo aspettava? Ah, questo è bello da vedere. Sì, io la faccio sempre su peso questa cosa. Ah, questo è... Ah, Harry l'ha creata questa cosa. Ah, l'Arsen, ecco, l'Arsenal fa tante azioni incredibili. Zidane. Hazard. Hazard, ancora lui. È caduto, questo è caduto. Vabbè. Ma bello, ha fatto finta di prenderla e poi non l'ha presa più. Ah, Lukaku. Cioè, no, non so chi è quello che ha segnato, però questo gol mi piace perché Lukaku ha fatto la finta, l'ha fatta passare sotto. Questo Messi. Messi quando era giovane era davvero fortissimo, anche adesso è fuori, però lì c'era veloce, dribbling. Dribbling anche adesso, però...
leader, diciamo, più efficace del dribbling. Adesso qualche volta lo fermano. Neymar ha creato anche lui, se non sbaglio, questo stop. Questo chi è? Ah, Zidane? Zidane, il tacco. Mamma mia. Però quello... Ecco, quello lì... No, ma chi era questo? Chi era? Dalla corsa mi sembra una... E questo? Vabbè. E questo? Suarez con il Liverpool. Questo, ma dovete scrivere i nomi. A Ronaldo di schiena. Bella questa cosa, mamma mia. Quante volte cerco di... Quaresma. Quante volte cerco di farla su PES, su FIFA? Mille volte ci provo. Ci provo, ma non ci riesco mai. Subito. Però poi ho sbagliato. Pogba di nuovo con la Juve. Però poi ha preso la traversa. Di nuovo Pogba, ma fate una copertina su Pogba, no? Ah, non è Pogba. E chi è? Ah, Boateng ne faceva queste cose. Cose stranissime proprio. Ah, Nainggolan alla Roma era davvero una cosa dell'altro mondo. E chi è questo? Ah, il Digno. Ronaldinho! All'indietro. Questo l'ha fatto Neres ed è difficile perché è allora impossibile, quasi impossibile. Oh, Ibrahimovic? No, no, non è Ibrahimovic. Poi se n'è Ronaldo, però era un altro giocatore, non era Ibrahimovic. Firmino, la Veronica. Quanto adoro la Veronica. La faccio spesso io a calcio. E adesso l'avranno ucciso Asensio, se non sbaglio, perché ha fatto il tiro di Noluca e poi ha sbagliato. E io non le faccio queste cose quando andavo a calcio. Adesso cioè, ancora so giocare, però non vado più per non mi ricordo, forse perché sennò avevo troppi impegni. Perché sto andando a Taekwondo io anche. Perché fanno cose incredibili e poi sbagliano tutti. Tunnel, qua non ha sbagliato però. Bella, bellissima. Ecco, queste cose, il movimento del sombrero senza fare il sombrero mi piacciono molto. Ecco questo. Dai, ma non serve a niente, perché l'ha fatto? Zidane di tacco, Zidane, Zidane, Zidane. Questo è il mondiale, no? La maglia è quella. Mamma mia. Ecco, Marcelo secondo me è il terzino più... terzino sinistro più forte al mondo. Il video finisce qui. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e ciao!